Benvenuti a Sapori di casa mia, siamo nelle Marche, oggi prepariamo i frascarelli con un ragù semplice bianco di salsiccia, un po' come vuole la tradizione, farina, acqua e poi anche un po' di riso. C'è chi lo mette e chi non lo mette, ma siccome un 50% di Vergara di una volta hanno detto che si fa con il riso, altro 50% ha detto di no, io tagliando la testa al toro metto anche un po' di riso in questi frascarelli che diventa un po' una polenta distesa oppure la polenta bianca, quella corca, così come si dice nelle Marche. Fare il sughetto, un sugo semplicissimo di salsiccia, abbiamo scaldato l'olio extravergine di oliva in una padella, adesso così andiamo a cuocere la salsiccia sbriciolata, quel tanto che basta per farla ammorbidire, un po' rosolare e poi utilizzare per condire i nostri frascarelli. Come si preparano? Beh, non abbiamo le frasche, visto e considerato che non si vive più in campagna e quindi non c'è la possibilità di avere le frasche, ma è davvero molto semplice preparare questo tipo di polenta bianca. Praticamente non si fa altro che disporre un po' di farina sulla spianatoia, poi dopo ci andiamo a regolare secondo quante porzioni ne dobbiamo fare, 100 grammi, 200 grammi, ma noi di porzioni dobbiamo fare poche. Un tarocco è fondamentale per andare a raccogliere i vari granuli che andiamo a formare, quindi la farina sulla spianatoia, ci inumidiamo le dita e poi andiamo a schizzare. Questi schizzi di acqua andranno a formare i grumi che vengono chiamati frascarelli. E sì, erano proprio le frasche, quei ramoscelli morbidi che si trovavano in campagna, che venivano utilizzati con le foglie, poi così con le foglie bagnate si andavano a preparare questi grumi di farina. Per raccogliere i nostri frascarelli, quelli che abbiamo preparato, ci servirà un passino, andiamo a togliere la farina in eccesso ed ecco qua, questi sono i frascarelli che andiamo a mettere da parte in un piatto e poi questi li andremo a cuocere in acqua bollente salata, dove ci sarà già in cottura il riso, perché il riso dovrà cuocere prima una decina di minuti. Quando sono passati 10 minuti aggiungiamo i frascarelli, sempre in acqua salata, continuiamo per un'altra decina di minuti in modo che il composto di acqua e farina si amalgami bene con il riso e così la pappa è pronta. La salsiccia è pronta e quindi adesso la mettiamo da parte, mettiamo sull'acqua con il riso per i frascarelli. L'acqua è salata, aggiungiamo già in ebollizione, aggiungiamo il riso e lasciamo cuocere per 10-12 minuti. Il tempo della cottura del riso sono 14-15, quindi poi dopo, tra 10 minuti, aggiungeremo i frascarelli che stiamo preparando. Il riso è quasi cotto, quindi è tempo di aggiungere i frascarelli che andiamo a cuocere per una decina di minuti. Mescoliamo bene in modo di non far impalloccare la farina e l'acqua che abbiamo creato col frascarello. I frascarelli sono pronti, frascarelli con il riso. Bene, adesso non ci resta che andare ad impiattare il nostro piatto di frascarelli che poi condiremo con la salsiccia che ho sbriciolato e cotto su con un po' di olio extravergine di oliva. Ecco qua, come vedete è proprio bello denso il risultato di questi frascarelli. Sembra un po' un risotto mantecato, e mantecato all'onda da come possiamo vedere. Ecco, adesso la salsiccia per condimento, possiamo fare anche un ragù al pomodoro, semplice salsa di pomodoro, oppure magari la salsiccia e anche il pomodoro, oppure il sugo con la papera che è proprio tipico marchigiano. Bene, non esageriamo con il condimento perché si deve sentire proprio il gusto del frascarello. Il piatto è pronto, Sapori di casa mia.